Al consigliere Giuseppe Cassandra del quinto municipio chiediamo i motivi, le ragioni per cui domenica scorsa in Santo Spirito ha posto sugli alberi, degli alberi di palma, dei cartelli molto particolari. Chiediamo a lui effettivamente qual è il significato, cosa vuole dire. Buongiorno a tutti. Devo dire che quando 4 anni fa sono stato eletto consigliere, quindi ho ricoperto questa carica, sono partito con un grande entusiasmo e quindi pensavo di avere la bacchetta magica e quindi di poter risolvere tutta una serie di problemi, ma la realtà è ben diversa. Tant'è vero che subito dopo ho iniziato a chiedere all'amministrazione centrale la risoluzione di tutta una serie di problemi che il nostro territorio, diciamo, purtroppo ha. E uno di questi problemi è stato le aree verdi, l'ambiente, diciamo, in particolare. Io mi sono sempre occupato dell'ambiente da tanto tempo. E quindi diciamo, ho chiesto all'ufficio di competenza la possibilità di fare una ordinaria manutenzione alle aree verdi che veramente versano in una situazione veramente di grave disagio. Purtroppo l'amministrazione è stata sorda e io più volte, anche con gli atti, perché poi nel tempo magari si impara anche e si conoscono le procedure, e quindi anche con gli atti, con tutta una serie di solleciti, la situazione non è cambiata, quindi le aree del nostro territorio sono sempre in stato di abbandono, vediamo l'acido garofalo in condizioni diverse, e quindi ho pensato, diciamo, attraverso queste vignette che ho disegnato, visto che non ascoltano la mia voce, di far parlare gli alberi. Ecco perché domenica mattina mi sono recato presso la piazza di San Francesco e ho attaccato agli alberi questi disegni, diciamo così, che esprimevano, diciamo, il loro disagio. Praticamente in Via Speranza ci sono una decina di alberi che purtroppo sono morti, ci sono gli altri che stanno in gravi sofferenze. Io avevo, quell'area rimasta vittima di un incendio, e proprio alcuni giorni prima io avevo segnalato la possibilità di un incendio, ma purtroppo sono stato letteralmente snobbato, e quindi non mi sono perso d'animo, continuato, diciamo, a cercare di risolvere i problemi, tant'è vero che ho colto l'occasione alcuni mesi fa e con Legambiente mi sono recato e siamo stati una mattina con l'assessore Petruzzelli, siamo stati un'intera mattinata e pensate un po', abbiamo raccolto oltre 1000 bottiglie di birra che erano in quest'area che con un po' di manutenzione veramente sarebbe un'area meravigliosa, e abbiamo riempito, ovviamente facendo il dovuto, abbiamo praticamente fatto la abbiamo distinto il materiale, sì, la differenziata, e quindi abbiamo riempito camion di plastica, di materiali di ogni genere e quant'altro. Detto questo, sono veramente, diciamo, un po' sconcertato, ma voglio dire, alla fine, diciamo, alla fine io sono veramente, non mi arrendo per nessun motivo, quindi spero che l'amministrazione faccia qualcosa. Allo stesso tempo mi auguro, insomma, che almeno con quest'idea che ho avuto, facendo parlare gli altri, ci sia un po' più di attenzione da parte dell'amministrazione centrale. Consigliere Cassandra, l'anno scorso, le diamo atto, lei si è interessato del problema dei bagni per tutto il lungomare che va dall'ex Lido Lucciola
alla via Cola di Cagno a Parese, diciamo, da Santo Spirito a Parese. Ebbene, era successo che il comune di Bari, per questioni igieniche, aveva abbattuto dei bagni pubblici e purtroppo non li aveva ricostruiti né tantomeno aveva dato alternativa ai bisogni della gente. Tant'è che i cittadini hanno dovuto, tra virgolette, approfittare di alcune campagne vicinori, oppure essere nascosti servizi dietro a dei muretti, eccetera. E questo fatto non era certamente buono. Solo a settembre, diciamo, l'amministrazione comunale ha messo dei bagnotti chimici, ma oramai la stagione volgeva al termine. Ecco, chiediamo al consigliere, quest'anno, per evitare, siamo a maggio praticamente, quindi qualche mese prima del boom di tutti quelli che verranno ad invadere il nostro lungomare, invadere nel senso buono, da Modugno, da Bitonto, dal quartiere San Paolo, che tipo di iniziativa vuole prendere e se diciamo ci sono buone speranze che, ecco, i bisogni della gente almeno quest'estate, diciamo, verranno soddisfatti. Devo dire a proposito che a seguito del sopralluogo che noi facemmo appunto l'anno scorso con l'assessora Palone, e dove spiegammo appunto le varie problematiche dei bagni, e rendendoci conto personalmente che i bagni insistenti versavano in condizioni veramente critiche sotto il profilo dell'igiene, e quindi furono praticamente immediatamente rimossi. E l'assessora ci promise che nella stagione praticamente che sta per iniziare avrebbe provveduto per l'installazione di nuovi bagni. Ovviamente noi abbiamo cercato un po' di anticipare e quindi abbiamo fatto delle richieste in commissione cultura, di cui faccio parte, abbiamo fatto delle richieste precise, specifiche nel merito, e quindi speriamo che a breve si possano riavere i bagni sul nostro lungomare, perché come tutti sappiamo sono indispensabili, perché è vero che ci sono anche delle attività commerciali che mettono a disposizione diciamo i loro servizi, però diciamo che questo non può bastare, e quindi speriamo bene. Io proprio in questa settimana a venire andrò un attimino a rivedere, visto che abbiamo, e a richiedere all'amministrazione se si stanno muovendo nel merito. Consigliere Cassandra, la conosciamo anche perché lei è molto sensibile al problema della sicurezza del territorio, e le chiediamo se e cosa ha intenzione di fare o quale tipo di iniziativa di sua conoscenza può spiegare ai nostri ascoltatori. Devo dire che nel merito purtroppo negli ultimi tempi c'è stato un maggiore numero di furti proprio sul nostro territorio, c'è gente che mi ferma e mi dice ma come mai non succede ancora niente, non prendete provvedimenti, e devo dire che io, come lei ben sa, sono molto sensibile a questo problema, tant'è vero che abbiamo interagito con tutta una serie, diciamo, di risposte che le vado a spiegare. La prima abbiamo fatto con l'associazione Agorà, con il consigliere comunale Michele Piccolo, una petizione dove proprio abbiamo superato un numero, diciamo, di firme che supera addirittura le 1000 unità. Dopodiché veramente noi avevamo chiesto all'assessore Galasso di poter installare alcune telecamere che potessero appunto dare la possibilità alle forze dell'ordine di svolgere le indagini per salvaguardare il nostro territorio appunto da questi atti, diciamo così, vandalici e anche atti criminali. Dopodiché devo dire che ho chiesto personalmente alle commissioni, al presidente del municipio, la possibilità di fare immediatamente una commissione speciale dove il tema primario deve essere la sicurezza. Quindi chiederò inoltre un consiglio
monotematico per quanto riguarda la sicurezza, e quindi inviterò appunto tutti i rappresentanti delle forze dell'ordine del nostro territorio proprio per discutere, per vedere un attimino di risolvere questi problemi veramente che ci stanno affliggendo.